Buongiorno e bentornati nel nostro canale. Buongiorno. Sono Alessandra, mamma di tre, ed oggi condivideremo con noi la nostra giornata. Come sempre il tema è ricette facili, vegetali e c'è sempre un pizzico di organizzazione nella mia vita. Svegliarsi la mattina presto e fare colazione da soli era fondamentale per avere un po' di fresco, ma non lo è più. E è fondamentale, continua ad esserlo, per lavorare prima che i bimbi si svegliano. Quindi io mi prendo la mia bella agenda e vedo tutti gli impegni. La settimana è cambiata. Mamma mia, già ad agosto. Beh, ad agosto. Giovedì è agosto, però. Approfitto sempre fino all'ultimo minuto dei bimbi che dormono per poter lavorare, e quindi, detto che sono già le 9:30, ho detto no, non vi faccio fare la colazione a casa, ma gliela faccio fare al mare, poi vi faccio vedere qualcosa. Il chia pudding che avete visto prima me lo conserverò fino a domani senza alcun problema. Poi ieri avevo messo le banane, quindi si conserva massimo 2 giorni. Se invece non avessi messo le banane, si conservava fino a 4 giorni. Portarlo al mare il chia pudding era troppo complicato. Oggi il mare è arrabbiato. Ecco la colazione dei miei figli: fette di torta, che poi tra l'altro aveva fatto Ada con Matthew, scongelate. E raga, potete mangiare? Sì. E acqua, loro vanno di acqua. Bello, no? Fare colazione al mare? Per la merenda hanno riunito gli amici. Un parere di Ross su queste gallette? Voto 10. Voto 10. E gallette e noci di Brasile, però stanno mangiando solo gallette, io invece vado di noci. Rientrati a casa adesso dal mare. Matteo è andato al molino a fare la scorta delle farine. In estate le prendo da 1 chilo soltanto per evitare che vadano a male, quindi ho preso la 0 per i panificati, la 2 anzi apri. Perché hai preso? Ah, l'ho avuto! Io non ho preso niente, ho consegnato il foglio e poi... La manito qua non la prendo mai, ma voglio iniziare. Comunque c'è molto buia, eh? Vabbè. A fare la... se apriamo lì, poi dopo... No, se scaldiamo casa. No. Casa, quindi ne stiamo con le serrande giù e non mi sembra il caso di accendere la luce. Quindi voglio provare a fare quelle focacce lievitate, 24-48 ore, vediamo. E anche ovviamente devo sperimentare di più con il senza glutine. Tipo 1, tipo 2, quindi 0 per il pane classico, manitoba, e poi passiamo a... grano saraceno, mix cereali. Mi chiedete sempre cosa c'è: farina integrale di soia, farina di mais, farina integrale di segale, di riso, d'orzo, di grano tenero tipo 0, semi di sesamo, semi di lino, fiocchi d'avena e miglio con enzimi. Mi ricordo un'amica che quando ha assaggiato la mia focaccia fatta con questa farina ha detto: ah, mi ci hai messo i grasselli, come si chiama? Non mi ricordo. Ho detto: ma ti pare che io so quella roba? E però è veramente fantastica. No, così ci frego mio suocero. E la farina di riso. Ok, visto che tu lì non c'è lo scontrino e non c'è niente, quanto hai speso? Dai, vediamo quanto ho speso. Dai! 12,90 €. Per 10 centesimi non ci hai preso. Giuro. Vediamo. 13 euro. Hai
hai capito? Io adesso avrei fretta di mettere sul pranzo perché ho una gran fame, ma ovviamente quando arrivo, stamattina non l'ho fatto perché sono stata al computer, svuoto la lavastoviglie, do una sistemata nel frattempo che il pranzo si cuoce. Ha vinto un premio, ha vinto. Che premio ho vinto? Scrivete un po' qua sotto che premio ho vinto, se si può scrivere. Prendo la padellona e vi faccio vedere un salva pranzo veloce veloce. Metto l'olio, un goccino di acqua per non far arrivare l'olio a temperature troppo elevate, cioè un goccino, di solito faccio metà metà, e cipolla. Nel frattempo che la cipolla rosola, pere, carote, ciao Lea. Lei ha fame. Lea ama le carote, quindi quando taglio le carote diventa matta e arriva qua e si se le sgranocchia bene. Ti do il torso solo questo qua finale. Iniziale. Te ne cuocio, buona passeggiata. Facciamo sempre le carote super cotte e a me invece piacciono croccantine. Adesso lui è andato a portare fuori Lea e i bimbi giocano a carte, Davide ha Andrea con un cubo di Rubik e questo è per il nostro pre-pranzo. Come fonte proteica oggi a pranzo metto i piselli. Io sono quella dell'occhio, quindi metto mezza busta, almeno la uso due volte. È arrivato il momento di smontare la mia torre, quindi metto il coperchio, così intanto loro si cuociono da soli e io sistemo la cucina. Ci siamo quasi, poi vi mostro che fonte di carboidrati andrò ad inserire, ma nel frattempo con la cucina a posto vado a mettere l'impasto nella macchina del pane, perché so che mi dura 3 ore e 40 e fra 1 ora e 40 dovrò andare a togliere le pane, perché così la pagnotta uscirà meglio. Quindi ho tutto calcolato, so che nel dopo pranzo stiamo a casa e quindi lo faccio in questo orario qua. Metto la farina, quindi la mia pagnotta classica, la ricetta ve la potete andare a vedere qua sopra, è sempre la stessa, vario, le farine, ah vedi quella di farro, non gli ho scritto, farro integrale. Ma faccio la classica oggi, che un po' che non la faccio. Cereali. Io riempo tutto qua, ma per non scaldare casa la macchina del pane la vado a mettere fuori. Tanto ecco, fra un quarticello qua sarà tutta ombra e quindi ne approfitto. Allora, acqua, olio e poi dopo che hai impastato un po' aggiungo il sale. Allora, io adesso, perché i busti sono busti, ognuno vuole cose diverse, ma io lo faccio con gli stessi ingredienti. Quindi, per Andrea, guarda, prendere il frullatore, questo se lo metterà sul pane. Mentre Davide e Anna si fanno la loro ciotolina. Ciao, ciao! Gallinella. Io vedo che c'è tanto, loro hanno apparecchiato e stanno giocando. Sì, poi scioperemo. Qui vedo che ce n'è parecchio, quindi la mia testa, l'organizzazione viaggia e lavora, quindi decide che si prende un contenitore perché quando ci sono le verdure vado sempre sul tutto vuoto, almeno si conservano meglio, vetro perché le cose sono calde e me ne conservo una parte. Ok, qui vado ad abbasso un attimo perché non vorrei che si asciugano troppo, lascio aperto finché non si raffredda e vado a prendere la fonte di carboidrati che andrò ad inserire e dopo due minuti è tutto pronto. Eccoci, quinoa già cotta, congelata in monoporzioni, quindi le vado a distribuire nella pentola, metto anche i granellini che si erano staccati, metto il coperchio e questo in 3 minuti avrà creato il risotto. Se ve lo ricordate prima, mettete la quinoa, il cereale, il riso, quello che avete congelato in frigo la sera prima, altrimenti questo si fa da me. Do una mescolata, ancora qua
c'è qualcosina che si deve scongelare e poi ci sediamo a tavola. Io vorrei farvi notare che io sto facendo l'acqua frizzante che mi sembra con la bombola, ma te sta facendo il caffè che ancora dobbiamo affrontare. Però sa che io quando appena finito il pranzo voglio il caffè. E questa volta... questa bellissima posizione è molto comoda. Sei comoda questa cucina. Devi toccare. E oggi con la mamma. Anzi, le faccio così, va. Oh. Niente, bisogna cambiare la bombola. E la misura tua in ginocchio. È la prima volta adesso. Quando dovrò lavare due piatti al volo perché se no non è green, la laverò così. Mamma mia, che buona l'acqua frizzante! Ah, qui è pronto, ormai. Vedrai che le carote sono morbidine come piacciono a te. Via da po', non so, quasi mezz'ora che cuociono. Vabbè, quindi avete visto che ho fatto un pranzo. Sì, ci ho messo mezz'ora, ma in questa mezz'ora ho fatto tante altre cose. E soprattutto a me bastavano 15 minuti. Soprattutto, viva! Alla fine, mica è finito il video. Via, supla! Tutti a tavola! Di solito ci aggiungo la pasta al curry, il peperoncino, insomma mi sbizzarrisco con le spezie. Invece oggi ho voluto accontentare i bimbi e quindi lasciarlo molto al naturale. Aggiungeremo anche, io non Matteo perché non gli piacciono le olive. Questa è la volta perché non possiamo fare a meno della farinata. E è comodissima, avrei dovuto farne una doppia porzione dato che accendo il forno, ma vabbè, non lo so, adesso iniziamo con una. Acqua, il triplo del peso della farina, dunque 300 di farina, 900 di acqua, un pochino di sale, volendo erbe aromatiche e olio. Come avete visto, ho fatto la pastella per la farinata che farò stasera e la lascio riposare in frigo, e dopo pranzo io vengo in camera e mi chiudo qua dentro e continuo a lavorare, insomma cercando di non essere disturbata. Oggi comunque le email, le cose al PC che dovevo fare le ho fatte, quindi pensavo di dare un occhio a qualche libro per farmi venire in mente qualche nuova ricetta, e poi devo finire di montare due reel per Instagram e così ecco, vado avanti con i short, che poi dopo io vi ricondivido anche qua in shorts. E invece è Matteo quello che si dedica ai video più lunghi, ai video più belli e a tante cose insomma dietro le quinte. Ho portato la mia amica Antonella dal contadino, quindi per lei è la sua prima volta qua. Se no andavamo dall'altra contadina insieme. Attimo perché... più vicino. Esatto, io ce ne ho tre di fiducia e vado. Sono arrivata a casa ed ho trovato questa bella pagnottona appena sfornata. Viva il marito! E poi bravo, sopra la griglia per far passare l'aria. Mamma mia, come lavoro bene! Ed eccomi qua! Di solito io vi ho insegnato che quando fate spesa, prima di mettere la verdura a posto, dovete cucinarla, pulirla, prepararla, ma oggi non faccio così perché il contadino appunto dal quale sto andando adesso d'estate, che viviamo qua al mare, non c'è solo in determinati orari, e io adesso di mettermi a cucinare in pieno pomeriggio non mi va. Vediamo i riflessi? Ho salvato la pianta. E via, sistemiamo tutto. E vai! Ho dimenticato anche le buste oggi. Ai ai ai. Di solito mi porto la mia busta. Ma questa si riusa nell'umido. Tutto ciò, dunque giusto per darvi un'idea dei costi che mi dite dal contadino costa troppo, ho pagato 9 euro. No, in realtà ho pagato Antonella, bisogna ridargli perché io non sto nel banco. Per merenda un super frullato di pesche, al quale vado ad aggiungere burro di frutta secca, questo è burro di mandorle, gran parte dei alimenti, materie prime invece che mi vedete utilizzare, la farina di ceci, i semi di chia stamattina, insomma tante cose le trovate da Coro, dove
poi è attivo il mio codice sconto Alex3. Metto due cucchiai abbondanti. Mamma mia, guardate quanta fluida, è meravigliosa. E poi aggiungo anche la bevanda vegetale all'avena. Oddio, tentata. Due orette di mare ce le siamo fatte. Se arrivano tutti, andiamo a casa a preparare la cena. Tra l'altro mi è venuto in mente un piccolo batch cooking da fare. Allora, noi siamo tornati dal mare. Ho acceso il forno, ho messo subito su l'impasto, faccio 500 grammi e 500 grammi un po' alla volta per non rischiare di sopraccaricare la macchina del pane. Forno che si accende molto velocemente, anche se non sono super soddisfatta della cottura, dell'accesa velocissima sono molto soddisfatta, non accendo da tanto il forno, però ecco, oggi e domani mi tocca perché ho voglia di fare, quindi ungo la mia teglia forno adorata, a bagno l'insalata, sciacquerò la pastella. E dato che accendo il forno non lo accendo solo per questo, ma anche per le verdure appunto che ho preso dal contadino prima. Massima potenza, mezz'ora. Intanto iniziamo con lei. Poi aggiungo le verdure. Che caldo! Qua è tutto aperto ma non tira un filo di aria. Quindi dopo proseguo con gli impasti. Adesso vassoio alternativo, quello sopra della lavastoviglie. Voi mi vedete così sorridente, ma io in realtà oggi non riesco a muovere le gambe, mi fanno male, male, ho mal di pancia, però sono troppo contenta di girare questo What I Eat in a Day. La mia testa è, questo coltello fa brutto, la mia testa è impegnata in qualcosa che mi piace fare e quindi riesco ad andare avanti. Allora, qui ok, mi dà il tempo, mezz'ora ci vuole per la farinata. Mi aiuto con una ciotola per riuscire a condire bene bene tutta la dadolata di zucchini che appunto ho deciso di cuocere al forno. Quindi sale, olio, erba aromatica e spezia. Che vario sempre, quindi adesso vado in balcone e decido quale erba aromatica. Come spezia metto la paprika questa volta, con i tappetini in silicone per non attaccare niente. Vado a versare qua la melanzana, la intaglio all'interno e la appoggio qua. Molto semplicemente, non sto a condirla, non sto a fare nulla, tanto poi dopo la toglierò dalla buccia per farci delle creme. Mamma che caldo, mi sto squagliando. Allora, in forno tu mi sono fatta la doccia bollente e ho freddo. Non devi fare bollente. Io cucino sempre a più piani, il consiglio che vi do è la cosa che volete, sto usando l'olio, che volete che sia meno cotta, metterla tutto. Viva il vegetale! Vai! Ecco, fai! Raccolgo i pomodorini che arrivano ovunque, fuori dal balcone. Guarda. Comunque abbasso l'orto. Abbassa l'orto perché arrivano tante. Abbasso l'orto, secche. No, abbassa. Tu abbassi. Tu abbassi l'orto, però noi lo alziamo. Certo, pulisco io il terrazzo. Oddio, che caldo! Io che non riesco a smettere di apprezzare il taglio della mia bellissima pagnottona. Le fette che avanzeranno le congelerò direttamente, così ho sempre il pane in congelatore. Ma te sei certa che tra oggi e domani ne avanzano? Tu sei certa? È difficile. Difficile stare al mondo. Guarda, oh, lei è curiosa. Allora, 30 minuti sono passati, quindi vado a
tirare fuori la farinata e tra l'altro ho anche fatto tutto l'impasto, quindi vado a riporlo nella ciotola e lo metto in frigo fino a domani. Stai attenta! Adesso che le zucchine si sono cotte, tiro su la teglia, così si abbrustoliscono appena un pochettino. Le melanzane stanno arrivando a conclusione, io metto solo 10 minuti ancora di cottura e poi andrò a spegnere. Qui abbiamo la nostra farinata o pizza di legumi, guardate che meraviglia, che nel pane appena tagliato, con l'insalata, con i pomodorini, Teo sta mangiando gli avanzi di oggi. Cos'era? Come antipasto. Cos'era? Carote, piselli e una cipollina. Quindi condisco l'insalata verso il nostro impasto super idratazione si dice, no? Con pochissimo lievito, vediamo, un esperimento. Ma per cos'è quello? Per domani la focaccia. Metti in frigo. Ah, non vedo l'ora domani di vedere come si presenta, di fare le pieghe. Bisogna solo fare spazio in frigo, perché quello è quello che manca sempre. Chiudo la ciotola magica dell'insalata, è perfetta anche per la lievitazione degli impasti. Qua metto l'acqua, così dopo si finisce più facilmente. Condisco l'insalata e andiamo a tavola, perché le zucchine me le sono portate avanti per domani ed anche le melanzane. Domani, dopo domani. Ok, io penso quello che... la mangi te, io oggi non la tocco. Ogni volta dopo che la condisco. C'era Ligabue che cantava ogni volta, ti ricordi? Un'altra lui cosa. Era Vasco Rossi. Che cacchio. Potrei andare a Sarabanda. Sì, subito. Comunque, un saluto a Valentina di Sarabanda, il genio delle musiche. Io la guardavo sempre. Allora, era un po' focosa come carattere. Perché? Si arrabbiava. Davvero? No. No. Forse era l'uomo gatto quello. Sì. Ciao uomo gatto, che dalle nostre parti. Ciao uomo gatto, se ci sei, fai uno smiagolamento. Un'altra cosa. Allora, chi di voi? Chi guardava Sarabanda? Chi di voi? Ma la vecchia, non quella nuova. No. La rifatta adesso. Ah sì? Col Botox, con cosa? Con me? Col Botox, con che? Bando alle ciance, stasera dovremmo fare la panzanella per domani, ma io adesso, dopo sarò docciata in pigiama, quindi vi saluto e vi ringrazio per aver visto il nostro video fino a qua. Spero avervi dato delle buone idee e no, aspetta, volevo dire like, commento, condivisione, seguirci sui social, non lo so, tutte queste cose che vanno dette per i video, per ricordarvi di interagire con me. Lo slogan! Viva il vegetale! Poverino. Bacino, Lea. Bacino. Non le dai.